Da oggi è entrata in servizio la barella biocontenimento della Croce Rossa Italiana Comitato di Prato, la prima in convenzione con l'ASL. Frutto di una donazione delle imprese della Val Bisenzio guidate dal gruppo Colle, la speciale dotazione, la stessa in uso all'aeronautica militare, permette di abbattere il rischio di contagio da coronavirus grazie a un particolare sistema di filtraggio. È arrivata in via del Ciglianuzzo venerdì scorso per permettere al personale sanitario un'adeguata formazione. La barella verrà utilizzata sul territorio, su attivazione della centrale 118 Prato Firenze e della centrale Cross di Pistoia, che stanno coordinando l'attività di emergenza sanitaria del Covid-2019. Sin dall'inizio di questa emergenza sanitaria, Croce Rossa Italiana e Pubblica Assistenza hanno dato la propria disponibilità a operare in convenzione per i servizi Covid. Covid-6-1008 da Si è Prato. aggiunta anche la Misericordia di Carmignano. A un mese dall'inizio del servizio risultano svolte 375 ore per il mese di marzo di attività, con più di 200 attivazioni delle due ambulanze Covid. A questo delicatissimo impegno si aggiungono tantissime altre attività. Intanto la copertura del 118 non legato al Covid. Durante la nostra intervista arriva una chiamata e subito la squadra sale a bordo per partire a sirene spiegate. C'è poi il servizio di tamponi a domicilio in convenzione con l'organizzazione degli appuntamenti in base ai nominativi forniti dall'ASL e ancora distribuzione di mascherine per conto della Regione e Protezione Civile, una super macchina dal grande cuore che lavora 24 ore su 24 grazie all'impegno di 250 volontari, di cui 170 temporanei, provenienti dallo specifico bando che la Croce Rossa Nazionale ha attivato per far fronte a questa emergenza nazionale. Tra loro ci sono molti giovani, qualche pensionato, ma soprattutto persone che non potendo lavorare hanno deciso di mettersi a disposizione per dare una mano.